stiamo attenti. Io non penso, per quello che conta, che stiamo facendo un processo alle vittime. Sono del tutto in disaccordo con Giulia Vincenzi. Qua stiamo facendo un processo a Brizzi, quindi il mio timore è se una su 100, una su 1000, una su 1 milione si verifica che non tutto è vero, nei confronti di un uomo lo abbiamo distrutto. Quindi io ho una piccola preoccupazione, ce l'ho, ma non perché io voglio fare un processo alle vittime, io non sto facendo un processo alle vittime, però permettetemi, nei confronti di uno stupratore che va in galera, e se nei suoi confronti abbiamo ancora una presunzione di innocenza, fatemela avere ancora anche nei confronti di Brizzi. Solo questo sto dicendo. Ma non è un processo alla vittima. Non è un processo nei confronti delle vittime. Ci stiamo chiedendo e perché non se n'è andata, e perché non ha denunciato subito, e perché lo racconta solo oggi. Questo tu come me lo chiami? Vittorio, rispondi, perché questa è l'obiezione che stai facendo, che fa esattamente a quello che dici tu. Allora, perché se non ha fatto la denuncia subito, è un processo alle vittime. Noi stiamo dicendo che doveva farla subito, però, perché Vania l'ha fatta subito, la signora Stone. Io invece non dico che lo doveva fare subito la vittima, perché, Nicola, è scioccata. Quando subisci una violenza provi vergogna, anche tu ti chiedi, ma io stavo lì dentro, perché non ho reagito, perché non sono scappata via, perché non l'ho denunciato subito, la vergogna, il mettersi contro un regista molto potente. È molto più complesso di come l'ho fatta io. Vai, Vittorio, non so che stai facendo con quel pullover. Sta preparando la coperta per andare a dormire. Una capra che ho ricevuto, bella capra. Cos'è quella? Una capra. Una capra? Ah, una capra. Intendevo, è una capra. Mi hanno portato questa sera una bella... L'animale preferito di Sgarbi. Un bello scialle. Ma dicevo, io ho risposto alle tue domande. La prima domanda che mi hai fatto è cosa penso di una donna, la moglie di Brizzi. Mi pare che potevo rispondere che mi sembra una bella lettera. Non capisco come si fa a non essere d'accordo con me quando indico non una questione che riguarda le donne e le vittime, indico un mondo, che è il mondo del cinema. Cito dei nomi che voglio vengano meditati dalla Innocenzi. Pasolini, che aveva attori che erano presso di lui per la carriera e che hanno avuto un'intesa sessuale con lui. Quindi mi riferivo a un mondo in cui non donne, ma uomini e donne, e ho citato i più patinati, Alain Delon e Helmut Berger, hanno subito una pressione psicologica accettata su cui non capisco su cosa non sia d'accordo la Innocenzi. Sgarbi, non è un dato oggettivo. Che noi possiamo accettare i rapporti il fatto che hanno ci portato siano a morire delle donne che Pasolini, vanno a fare dei sto parlando. Lasciami parlare. Sta dando dell'energia a allora, Sgarbi. Il punto è questo. Il caso di Pasolini, non parlare, io non ti ho interrotto. Il caso di Pasolini è il caso di un regista che è morto anche del suo tormento erotico e che ha lavorato con attori che hanno avuto rapporti con lui. Erano vittime o erano, come io ho immaginato, all'interno di un mondo in cui quella partita era prevista, come io credo fosse nel comportamento l'unico che ho analizzato, che è quello di Asia Argento, che viene violata sicuramente, poi però va sul red carpet e abbraccia il suo violentatore. L'ha questo spiegato, non ha fatto Miriana Trevisan, cosa, non ha abbracciato questa cosa l'ha spiegata. Allora, Argento era, voglio che tu rispetti quello che dico, voglio che tu rispetti e non rompe i coglioni interrompendo. Ho parlato di uomini e donne, siamo in un dibattito, ho parlato di uomini e uomini, di donne e donne, e ti cito il caso di Pasolini perché tu me lo spieghi. Questi attori che sono andati con Pasolini lo hanno fatto perché erano vittime o perché hanno pensato che il gioco valeva la candela, come vale per centinaia di attrici e di attori. Va bene. Questo ho detto. Sono assolutamente due piani diversi, perché non sei d'accordo. Vai. Sono due piani diversi. Parlavo di questo, infatti. Ho detto, non sono d'accordo su che cazzo. Non è un problema di donne. Non è un problema di donne. C'è chi accetta il ricatto sessuale per ottenere quello che vuole. E poi invece stiamo parlando qui di altro, però, perché non stiamo parlando di questo. Noi adesso qui stiamo parlando di persone che hanno subito delle violenze di qualunque grado. Qui è